Buongiorno da BTV News. Oggi 3 maggio è Santi Filippo e Giacomo. Questa giornata promuove la libertà di stampa e ricorda coloro che hanno perso la vita nel perseguire questo diritto fondamentale. Questa giornata commemora l'adozione della dichiarazione di Windhoek nel 1991 sull'indipendenza dei media in Africa, un evento storico che ha segnato un punto di svolta nella lotta per la libertà di stampa. Durante questa giornata riflettiamo sulle sfide che i giornalisti affrontano quotidianamente: minaccia alla sicurezza personale, censura governativa, manipolazione dell'informazione e molte altre forme di ostacoli che cercano di sopprimere la libertà di espressione. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, i giornalisti persistono nel loro impegno a informare il pubblico, a indagare su questioni importanti e a far emergere la verità. La Giornata Mondiale della Libertà di Stampa è stata istituita per promuovere e difendere la libertà dei media in tutto il mondo. Oggi è anche la giornata nazionale delle carote e la giornata internazionale della torta ai lamponi. Tra i nati in questo giorno abbiamo Massimo Ranieri, 1951, e Dario Bergassola, 1957. Tra i scomparsi in questo giorno ricordiamo Dalida, 1987.